Allora, parliamo adesso dei modelli per amplificatori. Diciamo, in qualche maniera noi fino adesso abbiamo immaginato di avere un blocco, fatemelo disegnare così questa volta, in cui noi imponevamo una tensione ed eravamo interessati a una tensione amplificata di uscita. Quindi, in qualche maniera, noi immaginiamo di avere una tensione di ingresso e una tensione di uscita. In questo caso, quindi, l'amplificazione è un rapporto tra tensioni e quindi è una quantità, diciamo, adimensionale ottenuta da un rapporto porto-supporto. Questa qua che abbiamo indicato con la curva. In realtà questo non è l'unico tipo di amplificatore che ci può interessare. Allo stesso modo noi possiamo essere interessati ad avere, ad imporre una corrente in ingresso e ad essere interessati ad una corrente amplificata di uscita. In questo caso, quindi, noi immaginiamo di avere un amplificatore di corrente e quindi definiamo A con I come il rapporto l'ampiezza della corrente d'uscita e della corrente in ingresso, e quindi questo A con I è una quantità adimensionale che viene fuori facendo il rapporto tra due grandezze che si misurano in modo bene. Accanto a queste due tipologie, però, noi possiamo avere altre combinazioni, nel senso che noi possiamo essere per esempio interessati a imporre una tensione di ingresso ed essere interessati ad ottenere una corrente in uscita. In questo caso l'amplificazione, quindi che cos'è? È il rapporto tra una corrente di uscita e una tensione di ingresso. Quindi, dal punto di vista dimensionale, che cosa abbiamo? Abbiamo ampere supporto. Quindi, diciamo, quello che otteniamo è una grandezza di tipo conduttanza. Questi amplificatori qua, infatti, generalmente vengono indicati come amplificatori di transconduttanza e il loro guadagno viene indicato con una G. Ancora possiamo avere un altro tipo di situazione, una situazione nella quale noi imponiamo una corrente di ingresso e siamo interessati a valutare la tensione di uscita dell'amplificatore. In questo caso avremo ancora che il rapporto tra uscita e ingresso avrà le dimensioni di una resistenza. Quindi avremo su ampere. In questo caso, per tenere conto di questa dimensionalità, questo amplificatore viene denominato amplificatore di transresistenza. Generalmente viene indicato con R l'amplificazione. Quindi noi possiamo, diciamo, identificare così quattro modelli di amplificatori. Quindi amplificatore di tensione, di corrente, di transresistenza e di transconduttanza. Perché è utile, diciamo, modellare questi amplificatori? Che significa modellare? Quando
quando noi vedremo come sono realizzati gli amplificatori all'interno, ci accorgeremo che questi possono essere realizzati attraverso l'uso di uno o più dispositivi attivi, resistori, capacitari e quant'altro. Ma alla fine, dal punto di vista dell'utilizzo, quello che a noi interessa sarà il comportamento che questo circuito ha ai suoi terminali, piuttosto che come l'ho realizzato. Stesso discorso vale se io realizzo per esempio amplificatori a MOSFET, poi lo realizzo la stessa versione con dei transistori bipolari, poi voglio confrontare le caratteristiche ma dal punto di vista di chi lo utilizza. Quindi voglio guardare più a delle caratteristiche macroscopiche di questo oggetto che ho realizzato piuttosto che andare a vedere poi di fatto come l'ho fatto. Quindi mi è comodo avere a disposizione dei modelli che mi consentano un esame, semplice di quelle che sono le caratteristiche verso l'esterno dei circuiti che io vado a realizzare e quindi anche darmi la possibilità di confrontare diverse versioni dello stesso oggetto amplificatore. Quindi quello che vediamo adesso è come è più comodo schematizzare un modello di amplificatore partendo chiaramente dal fatto che noi abbiamo amplificatori diversi. Quindi il primo caso che andiamo a vedere è un modello generale per un amplificatore di tensione. Quindi io sto immaginando che cosa? Di avere una scatola che è l'amplificatore di tensione. In un caso reale io che cosa dovrò fare? Dovrò mettere un segnale all'ingresso e un carico all'uscita. Il segnale di tensione che io devo mettere all'ingresso, abbiamo detto, io immagino che mi venga fornito attraverso la schematizzazione di Teveri. Quindi un generatore di segnali sinusoidale per tutto quello che abbiamo detto che presenta una resistenza serie. Quindi ci avrò con S, T, segnale sinusoidale e una resistenza che presenta una resistenza in sé. Questo fa sì che io avrò una certa tensione di ingresso all'amplificatore che non coincide con la tensione che ci ho messo qua, proprio perché il generatore è un generatore reale. In uscita all'amplificatore io immagino di avere un carico che schematizzo come una resistenza. Ai cavi di questo carico sono interessato a valutare la tensione riprodotta. Io sono interessata a trovare un modello per quello che ci è detto qua, quindi per l'amplificatore. Qual è, il componente che più si presta alla schematizzazione di un amplificatore? Sicuramente il generatore controllato. Perché? Perché l'amplificatore di fatto che cosa fa? Mi produce una tensione di uscita controllato dalla tensione di ingresso. Quindi sicuramente io qua dentro, se voglio schematizzare questo blocco, ci devo trovare un generatore controllato di tensione. Cioè qualcosa che mi eroga una grandezza in dipendenza di quello che succede da un'altra parte del circuito. Quindi se io adesso vado a ingrandire questo mio blocco, devo immaginare che senz'altro qui io troverò un oggetto che è un generatore controllato di tensione che mi porta in uscita una tensione proporzionale alla tensione che io ho all'ingresso di questo blocco. Quindi, senz'altro per schematizzare un amplificatore occorre un generatore controllato, in questo caso di tensione. Dopodiché, di quali altri elementi io ho bisogno?
sicuramente, io qua ci andrò a collegare un generatore di tensione, devo immaginare che circolerà una corrente in questo ramo. Quindi, presumibilmente, se circola una corrente, tutto quello che ci sarà lo posso schematizzare come una resistenza. Cioè io devo in qualche maniera considerare il fatto che quando io poi vado ad applicare il generatore di tensione, questo circuito sarà chiuso e quindi posso immaginare che ci sia una resistenza che mi fa sì che io abbia un passaggio di corrente all'interno dell'amplificatore. Poi questa resistenza può essere un valore più alto, più basso, ma senz'altro posso immaginare che circoli in corrente. Questa resistenza che vado a chiamare RI. Qual è l'altro parametro che sicuramente ci sarà? Questo è un circuito reale, quindi io devo immaginare che la tensione che io vedrò in uscita sul carico dipenda in qualche maniera da che cosa io ho collegato a questo circuito. No? Quindi un circuito reale, io non ho un generatore ideale di tensione per cui questa tensione in uscita resta invariata in dipendenza del carico. Quindi io devo immaginare che come tutti i circuiti reali io abbia una resistenza in uscita, per cui poi la tensione che io vado a vedere sul carico dipende dal carico che ci ho messo. Questa resistenza io la chiamo R e rappresenta la resistenza di uscita del modello. Quindi è a questi terminali che io poi vado a collegare la resistenza di carico. Inoltre, come abbiamo detto all'inizio, generalmente questi circuiti sono fatti in maniera tale che l'ingresso e l'uscita abbiano un terminale in comune e questo è il riferimento di tensione. Per cui, presumibilmente, questi due terminali li posso considerare in comune e rappresentano il riferimento per tutte le tensioni. Il generatore controllato in tensione erogherà una tensione che sarà proporzionale alla tensione d'ingresso A con I attraverso un coefficiente che io ho identificato come A di 0, che vedremo adesso che cosa rappresenta. Okay? Quindi noi che cosa abbiamo fatto di fatto? Abbiamo schematizzato nella maniera diciamo più ragionevole possibile un amplificatore di tensione, quindi un qualcosa che in uscita mi deve dare una grandezza proporzionale a quello che avviene a altri due terminali, quindi un generatore controllato, e che si tratta di un circuito reale, presumibilmente questo circuito avrà una resistenza di ingresso attraverso cui passa la corrente di ingresso e una resistenza di uscita che è zero. Quindi io ho identificato tre quantità, R con I, R con O e AB0, che mi caratterizzano completamente l'amplificatore rispetto a come si comporta, come interagisce col mondo esterno, non dal punto di vista di come è fatto all'interno. Okay? Quindi questi saranno i tre parametri che noi utilizzeremo quando vogliamo per esempio confrontare le caratteristiche di due amplificatori fatti in maniera diversa. Allora noi non andremo a vedere come li abbiamo fatti, andiamo a vedere come si comporta, quanto vale la resistenza interna, quanto vale la resistenza di uscita, quanto è il guadagno. Questo modello, tra l'altro, anche se è estremamente semplice, ci consente di fare tutta una serie di considerazioni su come deve essere fatto un buon amplificatore di tensione. Vediamo perché. Andiamo a ricavare quanto vale la tensione di uscita, o meglio,
quanto vale la tensione di uscita relativamente alla tensione impressa, cioè il guadagno totale dell'amplificatore. L'amplificazione di tutto il blocco io la devo definire come il rapporto tra la tensione di uscita e la tensione impressa, che è l'impressa. Come posso calcolarmi questo guadagno? Andiamo a calcolarci prima la tensione di uscita. La tensione di uscita come la posso calcolare? È la tensione ai capi di questa resistenza. Questo è un generatore di tensione, quindi io la posso calcolare banalmente con il partitore di tensione che voi tutti conoscete. Quindi la tensione ai capi di R con L io la posso calcolare con la resistenza interessata tratto R0 per R con L per AV0 per Rivoli. Quindi che cosa osserviamo già da questa relazione? Che la tensione di uscita non è proporzionale tanto a questa tensione direttamente, ma a quella che io trovo ai capi dell'amplificatore, quindi a questa tensione B con I. Quanto vale questa tensione B con I? Anche questa io la posso calcolare con come partitore di tensione della tensione B con S sulle due resistenze. Quindi, questa B con I io la posso ancora esprimere come R con I tratto R con I più R con S per B con S. Quindi la relazione che mi lega la tensione di uscita alla tensione impressa è questa qua. Quindi se io mi voglio calcolare l'amplificazione devo andare a dividere per B con S i due membri e quindi questa qua sarà l'amplificazione di tensione globale. Che cosa mi dice questa relazione che abbiamo ottenuto in una maniera molto semplice? Mi dice che in realtà io ho AV0, quindi questo guadagno di tensione a vuoto che abbiamo definito lì, in realtà viene moltiplicato per due termini, che vedete sono due termini ambedue minori dell'unità, perché il denominatore è più grande del numeratore. Quindi questi due termini mi fanno diminuire l'amplificazione rispetto al valore massimo che io potrei ottenere. Quindi sarebbe, diciamo, interessante andare a vedere come deve essere fatto un amplificatore in maniera tale da minimizzare queste che sono delle perdite. Chiaramente i parametri che ha a disposizione il progettista sono quelli dell'amplificatore stesso, certamente né il carico né il generatore, che sono quelli, diciamo, fissati da chi utilizza l'amplificatore. Allora andiamo a vedere due termini. Il primo termine contiene la resistenza di uscita dell'amplificatore. Bene, come deve essere la resistenza di uscita dell'amplificatore per far sì che questo termine valga 1, quindi non mi diminuisca il guadagno? Evidentemente deve essere molto minore del carico. Quindi un buon amplificatore di tensione, per evitare di perdere amplificazione semplicemente per effetto del partitore sulla resistenza di uscita, deve avere una resistenza di uscita il più basso possibile. Idealmente questa resistenza di uscita dovrebbe essere 0. Perché se questa resistenza è 0, questo termine vale 1 e quindi io qui ho il valore massimo di questo rapporto. Lo stesso discorso lo posso fare sull'ingresso. Anche questo è un termine che mi diminuisce il guadagno possibile. In questo caso io posso intervenire sulla resistenza di ingresso dell'amplificatore.
cuore, che è quella che io realizzo. Come vedete, per aumentare il valore di questo termine io dovrei avere una resistenza d'ingresso molto maggiore della resistenza serie del generatore. Quindi, idealmente, se io avessi questa resistenza infinita, questo termine varrebbe 1, quindi otterrei l'amplificazione massima dal sistema. Quindi un buon amplificatore di tensione dovrebbe avere una resistenza di ingresso infinita. Questo consentirebbe quindi di avere un guadagno pari al guadagno AV0, che come vedete sarebbe, corrisponde con il guadagno a vuoto del sistema, cioè in assenza di carico. Queste relazioni sono importanti perché ci dicono che se io voglio realizzare un buon amplificatore di tensione non mi basta che A con B sia grande, perché se io ho un guadagno grande da una resistenza di ingresso piccola, attraverso questo coefficiente io in realtà perdo. Perché? Perché quello che mi arriva all'ingresso dell'amplificatore, che poi è l'effettiva quantità che viene amplificata, io ne perdo una grande parte nel partitore attraverso queste due resistenze. Quindi ogni qualvolta che io voglio confrontare le prestazioni di due amplificatori di tensione, io non mi posso limitare a dire sì, quanto è il guadagno? Devo anche necessariamente andare a considerare quanto vale la sua resistenza d'ingresso e quanto vale la sua resistenza di uscita. Lo stesso discorso noi lo possiamo fare, lo dobbiamo fare per l'amplificatore di corrente. Allora, i risultati che abbiamo ottenuto per l'amplificatore di tensione ce li possiamo scrivere qua. Quindi che cosa abbiamo visto? Che i parametri importanti sono la V0, la resistenza di ingresso che idealmente dovrebbe essere infinita, la resistenza di uscita che idealmente dovrebbe essere nulla. Andiamo a vedere che cosa cambia quando io invece considero un amplificatore di corrente. Anche in questo caso, quindi, io voglio, diciamo, schematizzare quello che trovo in questo blocco. In questo caso io voglio amplificare una corrente, quindi in ingresso io metterò una corrente. Quindi la schematizzazione più opportuna per l'ingresso è un generatore di tipo 8, ovvero un generatore di corrente I con S che presenta una resistenza R con S in parallelo. In uscita immagino di avere ancora una uscita resistiva. Io sono interessata a valutare la corrente di uscita. Vedete, anche da questa semplice schematizzazione, la corrente che effettivamente entrerà nell'amplificatore, cioè quella che sarà amplificata, non è la corrente impressa, ma è una partizione di questa corrente impressa. Perché? Perché presumibilmente quando io collego questo generatore circolerà una corrente in ingresso all'amplificatore. Come lo schematizziamo questo amplificatore? Abbiamo capito che un terminale in comune lo terremo sempre. Dopodiché questo deve essere un circuito che mi propone in uscita una corrente amplificata proporzionale a quello che succede da un'altra parte, quindi anche qui io avrò un generatore controllato di corrente, cioè io avrò in uscita una corrente che non ha un valore fisso, ma il valore della corrente in uscita dipende dalla corrente che io ho all'ingresso dell'amplificatore. Quindi la schematizzazione sarà quella di un generatore di corrente di valore I con I S, generalmente viene indicato così,
con I S per I con I, la corrente d'ingresso. Trattandosi questa volta di una corrente, io devo immaginare che questo generatore di corrente che mi fornisce la corrente di uscita sia anch'esso un generatore di corrente reale e che quindi come tale presenti una resistenza che chiamo R0 ai suoi terminali. Come abbiamo detto prima, circolerà senz'altro una corrente quando io vado a collegare il generatore, quindi posso immaginare che in ingresso all'amplificatore io abbia una resistenza che tiene conto del fatto che qua mi circolerà sicuramente una corrente. Quindi questa qui è la schematizzazione più adatta per un amplificatore di corrente. Allora, come abbiamo fatto prima, andiamoci a calcolare l'amplificazione di tutto il sistema, cioè l'amplificazione, l'amplificatore più il carico più la sorgente. Quindi se vogliamo calcolare questa A con I, amplificazione di corrente, che deve essere definita dal rapporto tra la I con 0 e la I di ingresso. E la I qual è? La corrente impressa. Bene, come abbiamo fatto prima, possiamo partire dal calcolarci la corrente di uscita. In questo caso noi abbiamo un generatore di corrente e due resistenze, quindi anche qui è facile calcolarsi la corrente con il partitore di corrente. Il partitore di corrente che cosa dice? Corrente che passa nella resistenza è pari alla corrente totale per la resistenza non interessata diviso la somma delle resistenze. Quindi questa corrente I con 0 io me la posso calcolare come R con 0 fratto R con 0 più R con L per il guadagno di corrente per la corrente di ingresso. I partitori di tensione e corrente, la legge di Ohm, l'equazione delle tensioni, il bilancio delle tensioni in una maglia, tutte queste cose qua, io ritengo che siano già note. Allora, andiamo a scriverci anche la corrente di ingresso in relazione alla corrente di ingresso. Quindi io mi sto calcolando questa corrente qua, quella lì che attraverserà la resistenza d'ingresso dell'amplificatore. Anche questa viene fuori da un partitore di corrente. Quindi io posso scrivere al posto di questa I con I che questa corrente è data da R con S fratto R con S più R con I per I con S. Quindi se vado a dividere tutto per I con S, ottengo il guadagno di corrente. Cosa vedo da qui? Che il guadagno massimo che io avrei potuto ottenere è questo AI con S. S sta per short, perché questo è il guadagno che io potrei ottenere sul lato dell'uscita quando ho un corto in uscita. Questo guadagno in realtà mi viene diminuito dalla presenza di questi due partitori. Quindi anche in questo caso mi devo, diciamo, devo chiedere come è meglio realizzare il mio amplificatore per fare in modo che questi due termini siano più prossimi all'unità. Se vado a guardare il termine dell'uscita, questa volta per avere che questo termine approssimi l'unità, la resistenza dell'amplificatore deve essere
essere il più alto possibile, deve essere molto maggiore di qualunque resistenza di carico voi ci andiate a mettere. Quindi per un amplificatore di corrente voi dovete avere una resistenza di uscita, dovete disegnare, progettare un amplificatore che abbia una resistenza di uscita il più grande possibile, idealmente infinita. Allo stesso modo, vedete da quest'altra relazione che la resistenza di ingresso, per valere 1 questo termine, deve essere la più piccola possibile. Quindi idealmente deve essere 0. Quindi per l'amplificatore di corrente, oltre a interessarci quanto vale il termine AI con S, che è il guadagno in condizioni di cortocircuito, io dovrei fare in modo che la resistenza di ingresso sia prossima a 0 e che la resistenza di uscita sia infinita, cioè molto grande. Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice innanzitutto che se io realizzo un amplificatore, questo o è un buon amplificatore di tensione o è un buon amplificatore di corrente, perché se ha una resistenza di ingressi infinita chiaramente sarebbe un pessimo amplificatore di corrente. Quindi io devo sempre andare a guardare tutte le caratteristiche di tensione. Chiaramente se abbiamo capito il meccanismo non c'è neanche bisogno che noi rifacciamo queste considerazioni per le altre due configurazioni in merito alle resistenze di ingresso e di uscita. Perché? Perché è chiaro che ogni volta che io vado a mettere una tensione in ingresso, io dovrò avere che la resistenza dell'ingresso dell'amplificatore debba essere la più alta possibile. Ogni volta che ho una corrente in ingresso, è opportuno che io abbia una resistenza di ingresso il più piccola possibile. Quindi queste caratteristiche, diciamo, per le altre due configurazioni, l'amplificatore di transresistenza e l'amplificatore di transconduttanza, sono, diciamo, ricavabili da queste considerazioni che abbiamo fatto. Siete d'accordo? Quindi, ad esempio, l'amplificatore di transresistenza, io in ingresso ci avrò una corrente, quindi presumibilmente devo fare un amplificatore con una resistenza di ingresso molto bassa, in uscita c'è una tensione, devo avere una resistenza di uscita nulla. Quindi dovrei fare un amplificatore che ha sia RI che RO il più basso possibile. Discorso di arrangiamento opposto per l'amplificatore di trasconduttanza. Quindi una volta che ha capito, diciamo, come queste considerazioni sul fatto che in ingresso voi non avete la grandezza impressa, ma voi avete sempre una partizione della grandezza impressa attraverso le resistenze di ingresso dell'amplificatore e attraverso il fatto che voi avete dei generatori reali, non ideali. Va bene, io mi fermo qua.